Salve a tutti, buongiorno, buonasera, buonanotte, buon Ferragosto, buona Pasqua, buon quello che state vedendo è un video, come al solito, sulla creazione di una nuova vettura. Oggi andiamo a creare, dopo un esperimento fallimentare con un motore 5 cilindri, voglio riprovare a creare un'autovettura con questo motore. Fallimentare nel senso che l'ho applicata ad un SUV e ho riscontrato alcune criticità. Mi abbasso l'audio in cuffia, che sta diventando isterico, e alcune criticità sull'erogazione della potenza, ovvero non so se è dovuto al cambio o a qualcosa, insomma, va molto a singhiozzo, insomma. Non capisco perché, quindi voglio riprovare a creare un motore a 5 cilindri e montarlo su un station wagon, una familiare. Allora, questa sarebbe una familiare, secondo loro, da Model X. Ok, allora andiamo al 2033. Va bene, abbiamo questa, non è male. Abbiamo delle stondità, questa è familiare, secondo lui. Ok, questa è troppo familiare, queste sono troppo familiari. Allora, potremmo creare una familiare moderna. Questa è una 5 porte, bel volume di bagagliaio, questa è un pochino più piccina, ha un passo più corto, questa invece è enorme, no, un bagagliaio più che altro, perché poi come cabina ha... Questa non è male, un bel passo, bello grande. No, ma facciamo questa qua. Allora, ovviamente non facciamoci mancare l'alluminio. Monoscocca, se sentite dei colpi, nulla, non è scoppiata la guerra. Alluminio, motore trasversale. Allora, anche qui dobbiamo dare un po' di comfort. Praticamente la migliore è questa. Scusate. E dietro anche qui abbiamo bisogno di sì, un po' di capacità di carico, perché è una familiare, insomma, suppone che usi anche il bagagliaio, ma anche un po' di comfort. Quindi abbiamo un braccio presso oscillante, multilink, aumenta il comfort, però una bassa capacità di carico, mentre abbiamo poco comfort. Mettiamo multilink. C'è un po' di lanteghella. Riproviamo con questo 5 cilindri. Proviamo a usare un materiale diverso.
Allora, facciamo per questa macchina qua, che ha un certo peso, io butterei su una macchina, un motore sopra i 3000, considerando che il diesel non c'è in questo gioco, se no l'avrei fatta diesel. Vediamo come stiamo a spazio. Qua siamo già abbastanza ingombrati, eh. Allora, fammi vedere qui. Facciamo così. Doppio cam in testa. E facciamo con 5 valvole. Proviamo. Proviamo. Questo è il motore, qui siamo un po' stretti. Allora, facciamo in acciaio inossidabile, in acciaio inossidabile e coppia massima con questo missile. Facciamo questo qua e alziamo la qualità. Non so come si toglie. Volevo vedere, no, volevo togliere il copri, ecco. Quindi abbiamo 5 valvole per cilindro, ok. Volevo vedere, si può fermare e rallentare, no? Dov'è che si trova qua? Voglio rivedere tutto. Entra, quindi sono due in emissione e tre in scarico. Sembra che sì. Perché scoppia? No, sono tre in emissione e due in scarico. Oddio, ridami, fammi vedere tutto. A posto. Allora, qua, vabbè. Qui va bene. Qui lasciamo per ora così, poi andiamo a vedere. Cuscinetto a sfera. Qui alziamo un po' la qualità. Poi qui facciamo ovviamente iniezione, facciamo iniezione diretta. Standard, super senza piombo. Rialziamo la qualità, questo va bene. Abbiamo trovato lo scarico più grosso di quello di una 126 dell'80, che non esiste. Dritto, dritto. No, facciamo flusso inverso che attorna di più. Ok. Non è manco male,
L'unica cosa è questo calo qua, che è da vedere se con la qualità diminuisce. Non lo voglio esprimere troppo. Un motore cittadino. Ok, un pochino più docile la curva, no. Ok. C'è sempre quella puntina lì, eh. Vorrei che fosse quella che mi rompe le scatole. Ah, questo qua passiamo un po', così è più piatta. Ok, qui. No, si appiattisce di meno, qui si alza un pochino. Intercooler, se lo abbassiamo, alziamo. La curva si lascia lì, va bene così. Non batte in testa, qua trovava il problema che batteva in testa molto facilmente. Direi che così va bene. Direi che è più fluida di quell'altra, anche se perdiamo un centinaio di giri alla coppia, vabbè. Andiamo avanti. Dietro lo scarico l'abbiamo già settato come buono. C'è un altro spigolino qua sotto nella curva. Però mi sembra che si possa bastare, no? Questo è l'aumento di cavalli improvviso, qua che succede? Ah, è quando parte il turbo, ok. Va bene, sentiamo l'umore. Così sembra messo bene. Allora, vediamo un po' il nostro station wagon. Ha una forma abbastanza riconducibile ad una nota autovettura teutonica. Che inizia con la B e finisce con la W. Allora facciamo proprio qui, facciamo qui un po' sporgere questo se un po' di più, diamo un po' più di forma. Qui aumentiamo un po' la capacità di carico qua. No, così è troppo. Qualcuno si poteva anche cambiare il coso qua. Il vetro dietro. Allora, questo va bene, le porte sono bilanciate. Anche gli specchietti questa macchina già incorporati. Allora, fammi vedere qua. A me piacciono i bumpers un po'. Il volante, il coso non si può cambiare qua? Sì, si può alzare un po'. Devo frottare un po' più. No, volevo sapere se si poteva alzare questo. No, non si può. No, non si può alzare il cofano, no. Piano piano poi ci arrivo, eh. Ok, qui abbiamo allargato, qui il bumper ci abbiamo messo. Bella longa, eh.
un macchinone enorme. Un macchinone enorme. Il colore del macchinone enorme sarà un nuovo colore, il SEA. Sarà allora un nuovo colore, che non è questo. Sarà un bel blu scuro. Allora, un po' meno viola, grazie. Un po' più luccicoso e un po' meno flecato, molto meno flecato. Zero flecato. Pochino, giusto per darci un po' di... E poi una leggerissima per la chaise di poi ancora un po' più scuro. Direi che questo è un bel tono di blu elegante, molto rappresentativo. Lo chiamiamo blu elegance. Salva. Indietro. Ok, allora i bumper ce l'abbiamo, questi ce l'abbiamo, qui allarghiamo un pochino ancora, un po' più di muscoli ce li diamo a sta macchina, se no poveracci, perché guidano e viene l'ansia poi. Allora, qui abbiamo il montante, specchietto lo facciamo cromato perché andava bene così. Il montante lo faccio color carrozzeria, sempre che la trovi. Ma no, non c'è più. Scusa, mi è sparito il color mio Shiny Black, Brutal Black, Blue GT, Blue Elegance. Non si riconosceva neanche. Va bene. Allora, quindi montatura vetri, Blue Elegance o Chrome? Blue Elegance. Bravo. Qui cosa abbiamo? Cosa ce la lascerei invece, ora qua, giusto per staccare. Cerchio ovviamente in color acciaio o brunito, dov'è? No, shiny. Poi dipenderà anche tutto dal cerchio, insomma. Vediamo, poi cambiare si fa sempre a tempo. Questo l'abbiamo sbrillato qua. Anche questo qua voglio. No, questo qua è al massimo, questo. Sì, lo voglio al massimo così. Poi andiamo avanti con le. Allora, andiamo. Innanzitutto volevo eventualmente verificare la possibilità di inserire delle cose.
delle cose, barra para urti. Allora, questa bombaturina qua da inserire qua. Che cos'è sto schifo? Bello. Bella, se mi piace. Allora, qua dietro, per esempio, no, quella è troppo profonda. Non me la fa fare. Bene, perfetto. Dai, fammelo fare. Non capisco perché ogni tanto si deve piantare in questo modo. Ma questo cosa sarebbe? Secondo loro, eh? Ah, una bondatura. Qua così va bene a modificare un po' il tutto, eh? E qua stesso un po' più sottile, un po' più largo, vediamo cosa succede, eh? Inseriamo i fari. Allora, inseriamo i fari, vediamo cosa succede con l'utilizzo di queste piccole accortezze che ho messo. Allora, fari, andrei a buttarmi su un faretto del genere. Ho già visto lo stile, che è questo. Che mi dà un certo, una certa soddisfazione. Poi una bella calandra rettangolare, troppo rettangolare questa, come vedete, se è troppo rettangolare. Dietro, allarga, stringe. Denota una certa cattiveria e che non mi sta per niente male, eh? Poi andiamo al piano di sotto, dove andiamo a inserire una robetta del genere con i fari di fendinebbia, se possibile. Ok, sembra già apposta, creata. Abbassiamola un pochino, più bassa di così non si può. Allora allarghiamola un po'. Non mi dispiace, la ragazza per ora sta venendo bene, bene. Allora, diamo un tocchetto di sportività al tutto con una piccolina. Questa dovrebbe essere abbastanza discreta. Stavo scherzando. Piccolina, tranquilla, non rompere scatola a nessuno. A posto. Direi che ci può stare tutto. Ok, andiamo alle maniglie. Maniglie di specchietti ci sono già. Le maniglie, mettiamo una maniglia abbastanza classica, però sportiva al contempo.
questa e questa. Allora, il problema è che vanno un pochino un pochetto inclinate in avanti, eh? Questa troppo inclinata in avanti, deve essere parallela alla nervatura sopra, e lo stesso vale per questa. Ci siamo. Poi abbiamo bisogno di una roba del genere. Perché purtroppo funziona ancora con la chiave questa macchina, purtroppo non siamo ancora evoluti nel keyless. C'è anche la funzione keyless, ma è optional, che in questa macchina non c'è, perché costava 3.864,90 euro. Poi passiamo alla parte delle gli sgrizzi. Sgrizzo qua, duplicato, sgrizzo di qua, cromiamo il tutto e va bene. Qui ci mettiamo un bel mono, fammi vedere se riuscissi a mettere una griglietta minuscola qua. Aspetta, ce ne avevo una fatta apposta, tipo questa, però la voglio mettere estremamente piccola. Allora, allargate, stringete. Fa rumori strani il telefono. E la, come si fa a cancellarla? Così, cancella. Però in realtà Mario non ci stava così, più corta. Dove è più bassa qua, no. Però mi fa questo effetto problema. Così non ci sta male, dai. Vediamo un po', qua ci vuole ci mettiamo un bel monobraccio, perché siamo moderni. E vediamo un po' così. Allunghiamo ancora un pochetto, perché qui il monobraccio ci vuole, ma... Ok, sul frontale ci siamo, manca una specie di antennina che andiamo a mettere, però l'andiamo a mettere qua in fondo. Non so se metterci uno spoiler, quindi per ora la lascio così, Proviamo per farla vedere e andiamo a vedere un attimino se c'è qualche spoiler da mettere qua dietro, discreto. Discreto, che non rompa le scatole. Che dà un minimo di sportività, però... Anzi, lo allungo leggermente anche, guarda. No, più indietro. Perfetto, così mi piace. Mi piace. Allora, il tappo del carburante, che sennò poi me lo scordo.
No, quello è un po' più vintage, questo qua normale. Un po' inclinato leggermente, basta. Ok, ci siamo. Ora arriva il bello, anzi brutto, le frecce. Le frecce qua non ci sono. Le frecce, io farei la freccia. Farei qui, tanto è equipaggiata di fare full LED adattivi a Snap Next in the Box Chaps e i fen di nebbia, cioè li mettiamo i fen di nebbia da un'altra parte. Mettiamo, allora abbiamo un full LED, no, non è un full LED, c'è questo qua che è uno xeno. Mettiamo qui un fen di nebbietto piccolino che ho perso, non trovo più. Qui. Allora, lo portiamo ovviamente in primo piano. Ho sbagliato. No, ho sbagliato. Così. Così. Così, così, no, così, come si fa a cancellarlo? Così. Ok, niente, allora mettiamo un classico di questi qua, così. Lo mettiamo qua al centro, rimpicciolalo, portalo in primo piano e lo inseriamo qua. Nella carrozzeria, così abbiamo anche i fen di nebbia, abbiamo le frecce, dobbiamo mettere la freccia laterale, che siamo obbligati ad una scelta un po' stilisticamente, eh? Un pochino più. Allora devo metterla a questo livello qua. Ok, però un po' più vicina. Allora abbiamo la linea è questa qua. Ok, ci mettiamo anche una griglietta un po' di sportività sotto. Qua, perfetto. Piccolina. Inclinata come la freccia. E di un altro colore soprattutto. Perché? No, più lunga. Non mi quanto la freccina qui, un po' più corta, un po' più inclinata. Ok, sono orizzontali, no, un po' più lunga perché questa va così, però la freccia qua sopra me la metti così che riprende il profilino cromato della presina d'aria. Anzi, questo me lo metti così, me lo tiri un pochino su e perdi il tutto, e però questa la metti sopra in modo che non mi va a... Ok, chi è che mi manda messaggi da Messenger? Gente sconosciuta.
Gente sconosciuta. Vabbè. Andiamo avanti, Allora, qui abbiamo messo il perché ti abbiamo messo la ragazzi, lo spoiler ce l'abbiamo messo qua dietro, ci rimettiamo un'altra freccina, però la mettiamo qua dietro io andrei a crearmi un faretto personalizzato. No, andiamo bene come era prima. No, questo qua bisogna metterlo su. Ovviamente va ruscio. Ok, e qua dentro ci metterei faro posteriore, un altro faretto, questo no, allora deve essere un po' dritto, piccolo. Allora, fammi vedere se questo ci potrebbe andare. Per ora no. Cancella tutto. Cosa così? Allora questa. Togliessi questo, non sembra male, visto così. Poi andiamo indietro, abbiamo uno sfiato, no, sfiato no, alettone abbiamo messo, orlo, lo chiama orlo, tutte le volte mi sconfondo. Qui abbiamo un retro, facciamo anche un po' più larghino, un po' più basso però, qui è troppo alto. Ok, direi che così ci siamo e ci aggiungo il mio tocco che non trovo mai. Allora, linea orizzonte, sottila. Questo ce lo devo mettere sempre, perché sennò mi sento male se non ce lo metto. Poi, allora, mancano le luci. Stop.
piccolo, piccolino, qua cima. Piccolo. Ok. Più sottile, 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 però anche più lungo. Così. E poi ci dobbiamo mettere il terzo lunotto. Anche qui va abbastanza piccolino. Il terzo lunotto è sempre molto piccolo. Con uno spruzzino, che noi andremo a mettere cromandolo e allineandolo vetro, al portellone. Ci siamo. Direi che la macchina è una buona macchina, esteticamente, no? Mi sembra brutta. Ha tutto quello che deve avere. Mancano solo le cose fondamentali, tipo la maniglia per aprire il bagagliaio. Maniglia. Per aprire il bagagliaio ci mettiamo questo. Questo, impiccioliscila, mettiamo qua così. Ok. Basta. Qui ci metteremo la targa, ovviamente è una macchina Elite. Bordatura in cromo. Qui abbiamo un bel culone enorme e qui abbiamo un'altra targa Elite. Un po' più vicina, un po' più davanti e con una bordatura in cromo, anche un po' più vicina. Ok. Tac, 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 questo anche è leggermente più grande. Ok. Va bene, la macchina mi sembra a posto. Ora cerchi. Dovevo mettere altre cose. Cerchio. Ah, e marmitte. Marmitte che sono due. Potrei metterle al centro. Se mi fai mettere, grazie. Non mi fai mettere. Non me le fa mettere. Benissimo. Passiamo oltre. Un po'. Ah, testo gangrocchia che non mi fa mettere le così. No, troppo da sboroni, però. Anche perché grazie, musica. L'ho rimesso, sì. No, anche se qua sono più piccine, anche perché sono proprio piccoli. Allora lì c'è la ruota, quindi andiamo fin qui. Non sono le gran marmittone, quindi. Anzi, se le potessi fare anche più piccole, non sarebbe male.
po' più piccine, proprio che non sporgessero così tanto. Vabbè. Allora, abbiamo visto che la targa l'abbiamo messa, la targa l'abbiamo messa, le palmite le abbiamo messe, mancavano, detto, i cerchioni. I cerchi, ci sono un cancello da sbizzarrirsi. Questi non sono brutti, eh. Andiamo avanti. Ovviamente la creiamo a trazione anteriore. Un cambio sequenziale, non la doppia frizione, non ci interessa. 7 rapporti. Ora arriva il bello. Velocità autolimitata a 250. Allora, blocco differenziale autobloccante. Cosa mi dice? Per ora va bene. La macchina da famiglia, mescola media. Allora, dietro ci mettiamo un po' di ruote un po' più toste, che sì, c'è chi ci vuole 19 almeno, eh. Due 65 e davanti 215 lo possiamo anche lasciare, diciamo 220, va, e lo allarghiamo leggermente e ovviamente cerchio in lega di alta qualità. Freni, mettiamo un freno disco ventilato davanti, 4 pistoncini da 3,30, 3,40, gesto un disco solido da un pistoncino a 2,80. Non disegniamo sulla pastiglia del freno e sulla qualità di costruzione. La macchina sembra di per sé abbastanza equilibrata. Non mettiamo aria attiva, non è una macchina sportiva, mettiamo solo la qualità e un pochino di aria azione sull'impianto frenante. Ovviamente è un 5 posti con un trattenimento all'avanguardia di lusso e un equipaggiamento di tutto rispetto. Le molle mettiamo idropneumatiche, barre antirollio la mettiamo attiva e con un comfort di marcia confortevole, però un pochino più basso. Qualità, facciamo qui, allora un pochino più basso ancora, vai. Andrei a testarla. Pista di prova, prendiamo la nostra Airfield di Top Gear e proviamo. Allora, per essere una macchina ha delle buone prestazioni, ha un 253 di velocità massima con uno 0-100 da 6,55, sperando che io direi che si può provare a far uscire così,
l'altro tende a sottosterzare. Allora, forte frequenza è bassa, sicuramente molto più alta, e la forza anteriore è sempre bassa. Secondo lui la forza anteriore dei freni è sempre bassa, non si capisce mai perché. Eppure, cioè, insomma, un disco, mettiamo da 6 pistoni, sempre basso. Macchine che inchiodano. Allora, una delle posizioni sta da sottosterzare. Devo provare a raggiungere l'aderenza sull'anteriore. L'aderenza sull'anteriore, che fa? Le gomme sono già messe a posto. Aumento la barra di rollio posteriore un po'. Aumento un pochino, ma non di tanto, a me non, cioè, non è interessa una macchina che vada ad UMAC. Allora, infatti la chiamiamo la famosa GG, come la chiamiamo? L 3300, non so se è già stato inventato questo nome, penso di sì. L sta per lusso, 300 sta per 3000. Salviamo, andiamo a mettere il login. Allora, questa è già davanti, no, è 1.4, ok. Ok, se sentite i colpi, sono colpi, non vi preoccupate. Allora, un po' più in su, ma è attaccato al coso? No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, 10. 1, 2, 3. Credo che galleggi il logo, comunque. Sì, galleggia. Se lo metto... Sì, galleggia, avevo guarda. È un logo a gravitazione magnetica. Ok, no, e poi qua così. Ok, direi che abbiamo tutto, no? Il tappo del carburante ce l'abbiamo messo, i vari cosi, i vari accessori ce l'abbiamo messi, lo spoilerino ce l'abbiamo messo, maniglie ci sono, targhe ci sono, no, targhe. Questo qua com'è invece, scusa, non puoi vedere qua? Un po' di cromo mettiamocelo, dai.
Ecco, così, fine così. Qui c'è già il Chrome, perfetto. Dai. Qui. No, qua sarà spostato, aspetta. No, qua deve essere al filo, attenzione. Guarda, sarà spostato questo. È un po' più piccolo. È un po' più sottile. Ok. Ok. È un tocco di rifinitura. Ci siamo. Allora, salva. Salva qui. Foto di rito. Non so quanto sta venendo il video. Sarà abbastanza lungo come al solito. Sì, stavo usando il side panel, non funziona. Allora, livello va bene, post processing no, processing fotocamera, metti a fuoco la macchina, metti a fuoco la macchina, sterza un pochino verso di là, a fuoco, chiudi un po' l'apertura, almeno a fuoco tutta, tac tac, un po', alza un pochino, ok, metti a fuoco, tac tac tac, foto ce l'abbiamo. Proviamolo su strada. Allora, controlliamo che ci sia tutto, innanzitutto. Allora, il frontale pensavo fosse un po' più largo. Aspetta un po'. Chissà che ho fatto qualche casino. Dov'è? Mi sembrava più largo prima, però. Così è meglio. Scusa. Si vede che ho spostato qualcosa. Altezza va bene qua. A questo punto fammi controllare tutto. Oh. Che non si è spostato qualcosa. Ok. Questi abbiamo detto che doveva essere dietro, questi davanti. No, c'è stato un problema di rispostamento di. Quindi bisogna rifare le foto del frontale, eh. Allora, distanza della ruota macchina, no, ruota angolo di sterzata, così. Ok.
più basso, ok, metti a fuoco, tac e tac, ok. Si è messo la freccia, sì. L'avevo messa di più. Allora, GLL3, GGL300. E niente, ora sta meglio. Cacchio. Prima sembrava che avessero... Tac. Tac. La ricerca li abbiamo messi, le frecce ci sono, presi in dare sotto le frecce per rifinire, le manine ci sono, il bordino cromato, marmitte che sporgono come se non ci fosse un domani, la maniglia per il quello, per il baule, e vai. Non mi aspetto grandi cose, il fatto di guidabilità, però usciamo da qua così poi controlliamo la durata del video, controlliamo qui, usciamo di qui, siamo già a un'ora tonda tonda. Ma ci sta. Allora, andiamo alla nostra autostrada californiana, West Coast Liguria Highway. Ok, abbiamo un cambio sequenziale su questa, non abbiamo automatico. Se spawn, magari, se dico di spawnare, se no siamo fino a domani. Ecco perché non ci mettono tipo questi faretti qua, che mi piacerebbe, mi sa che non ci sono questi faretti qua. Questo paraurti qui con i ganci per fare qualche pick up, qualche... E poi la cosa che manca di più, soprattutto per quanto riguarda il pick up, sono i roll bar, insomma i bull bar, quelle cose lì. Allora, fammi vedere, vehicles. Cerchiamo il nostro GGL 2300 e il motore 5 cilindri fa un bel suono, devo dire. Per vedere il logo se ancora sia ancora in po' in prove, dai. Allora facciamo il classico test delle luci. Allora avanti, luci fendine più accese, abbaglianti, funziona. Le frecce non funzionano. Le frecce sono a pezzi, non si capisce perché. Vabbè, non funzionano le frecce. Non, poco male. Allora togliamo l'ESC. L'antifreser non dovrebbe essere automatico bloccarsi, ma... Che rumorino di turbo. La macchina è abbastanza stabile. C'è sempre il solito
Questo punto scatta sempre, non quello che è verde oggi, prima volta. È bella morbida, eh? Tiene anche abbastanza, è un trazione anteriore. Suonare, slimita subito. Proviamo sul circuito. Sul nostro circuitino. Non va, non c'è proprio se è codato il gioco. Andiamo così. Main menu non va a main menu. Ah, ecco, con calma. Si doveva riprendere dall'incidente, si vede. Va qui. Default. Spawn. Sì, è normale, una macchina normale. C'è un bel rumorino di sibilo di turbo. L'unica cosa è quel problema che aveva anche quell'altra con 5 cilindri, e probabilmente anche sarà fatto così, non lo so. Che da un certo punto dà delle singhiozzate non richieste. Replace. Ricordiamoci anche un po' qui nel nostro circuitino. Facciamo un giretto e proviamo, togliamo l'ESC. Mettiamo qui. Ecco, partenza una delle migliori. Sottosterza un po', ma ci sta. Perché ho scalato troppo forte? Vabbè, ragazzi, su. Adesso non andrà neanche al massimo perché il motore è mezzo rotto. Il motore è fragile, ragazzi, per una scalata. Tiene bene, altro che. Direi che la macchina funziona bene, se vi piace compratela, costa
70.000 euro, è una macchina abbastanza di lusso e familiare, praticamente ci sta un po' tutta la vostra famiglia, cane, gatto e topo di fogna, e acquistatela, acquistatela, fate dei bonifici che praticamente io riscuoto beatamente. Fammi vedere la finezza qua, mi è garbata questa finezza qua della cromaturina sotto la griglietta della freccia. Perfetto. Un saluto a tutti. Ciao ciao.